Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani del Partito Democratico, Lorenzo Berardinetti di Regione Facile. Sono loro i tre consiglieri regionali a salire sul podio della speciale classifica dei nostri rappresentanti all'emiciclo più produttivi in termini di progetti di legge presentati. Pietrucci, dopo un anno di legislatura, all'attivo 22 progetti di legge, di cui 10 divenuti legge, Mariani 18, Berardinetti 17, primo dell'opposizione di centrodestra e Lorenzo Sospiri, Forza Italia, 13 progetti di legge, primi del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi con 10 provvedimenti. In fondo alla classifica, con soli 3 disegni di legge che portano la loro firma, l'ex presidente della regione Gianni Chiodi, oggi consigliere di opposizione, Mauro Di Dalmazzo di Abruzzo Futuro, Alberto Balducci del PD, Fanalino di Code, il sottosegretario alla presidenza Camillo D'Alessandro, PDino anche lui con un solo disegno di legge all'attivo. La parola dunque al consigliere più stacanovista d'Abruzzo. Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto in questo primo anno, un lavoro complesso, di concertazione soprattutto. Le leggi sono buone leggi se provengono, se sono espressioni del territorio. C'è un'altra legge che si appresta ad arrivare in consiglio, è quella che prevede il dimezzamento del vostro stipendio. Bisogna dire però come stanno le cose, e non per buttarmi avanti ma perché è la verità. I consiglieri regionali, Gianni Chiodi, la vecchia amministrazione regionale, fece un'ottima legge, nel senso che prese come parametro di riferimento il consigliere regionale in Italia che prendeva di meno, diciamo che veniva, per il cui lavoro veniva data una retribuzione minore, ecco, il consigliere regionale abruzzese percepiva un euro in meno del consigliere regionale che prendeva la minore indennità nel paese. A questa però ci si può lavorare, soprattutto sull'indennità di posizione. Stiamo lavorando con gli uffici legislativi che stanno seguendo anche la riforma nazionale, perché si vuole arrivare ad un'equiparazione, perché è una follia che il consigliere regionale del Molise percepisca un'indennità diversa da quella del consigliere regionale Lazio e viceversa quello della Sicilia diversa da quello della Lombardia.